la fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissima Eccellenza, con l'animo pieno di gioia, la Cattedrale di Volterra accoglie qui dentro queste mura e questa è la prima festa che ci capita al momento della sua consacrazione episcopale e approfittiamo di questa circostanza per esprimere a lei la nostra gratitudine perché è partito di qui per un'opera di apostolato, di evangelizzazione chiamato prima in diocesi e poi fuori diocesi a diversi servizi e noi ci rallegriamo per la sua nomina ma soprattutto vediamo nella sua nomina un riconoscimento della nobiltà e dell'elevatezza del clero volterrano che pur essendo diciamo di numero ridotto tuttavia possiamo vantarci ecco, di aver dato anche diversi rappresentanti o diversi presbiteri a servizio della Chiesa universale. Quindi noi facciamo festa per lei, ma accogliamo pieni di gioia, ma riconosciamo anche nella sua nomina un riconoscimento, una, per così dire, un omaggio fatto a tutto quanto il clero volterrano. E questa sera l'accogliamo qui. Sono contento della presenza dei nostri sindaci, delle autorità militari, delle contrade, del clero, del nostro coro di Terricciola che ha voluto solennizzare in questo modo questa celebrazione. Tutti quanti siamo qui per fare festa a lei, tutti quanti insieme, sono anche tanti parrocchiani, ex-parrocchiani, cittadini, fedeli. Ecco, facciamo festa a lei, ma tutti quanti insieme vogliamo solennizzare San Lino, Papa, il nostro protettore, il nostro patrono, senza togliere nulla alla devozione a San Pio, al quale tutti quanti siamo devoti, però questa manifestazione e la sua presenza in maniera particolare deve servire a rinfocolare o a rinvigorire le nostre memorie, le nostre tradizioni, i nostri santi volterrani e riconoscerci un tassello non indifferente nella storia della Chiesa universale, sia nella storia passata, sia nella storia presente. Per cui io sono grato a lei della sua presenza, che ha dato questo invito, e sono anche grato a tutti coloro che vogliono solennizzare questa celebrazione. Vorrei fare un particolarissimo elogio ai ragazzi sbandieratori perché hanno dimostrato tanta perizia, tanta abilità che è frutto anche di una lunga educazione senza togliere niente ai pregi delle altre persone ma questi ragazzi veramente ci ispirano a guardare in alto e ci invogliono a continuare un'attività educativa. Grazie dunque ai ragazzi, grazie ai sindaci, alle autorità militari, alle contrade, al coro, al clero, alle religioni, tutti quanti, e che San Lino ci protegga, ci aiuti come ha fatto per il passato. Soltanto grazie eccellenza a lei per l'accoglienza che mi ha riservato. Celebrare in questa chiesa cattedrale, la chiesa, la cattedrale della mia chiesa, dove sono stato battezzato, cresimato, ordinato presbitero, anche se non qui, in questa chiesa, però nella chiesa di Volterra, a Monte Scudaio, è per me un entrarci di piedi, quasi un entrare in un santuario che ho sempre amato e ho sempre servito, la mia chiesa di Volterra. Per celebrare in modo degno l'Eucaristia ci affidiamo alla ricchezza della misericordia del Padre e riconosciamo i nostri peccati.
a Dio potente e a voi fratelli. Eccellenza carissima, cari confratelli del sacerdozio ministeriale, autorità civili e militari, amici tutti, e con gratitudine al Signore che celebro con voi questa sera l'Eucaristia nella festa di San Lino, patrono della nostra Chiesa di Volterra, alla quale torno come padre e pastore della Chiesa particolare che vive in Civitavecchia Tarquinia, alla quale Papa Benedetto mi ha inviato. E sono con me anche due rappresentanti di quella Chiesa, i cari Don Fabio e Don Lino. Questa stessa gratitudine estendo anche ai vescovi e ai sacerdoti volterrani che hanno accompagnato gli anni della mia adolescenza, della formazione verso il sacerdozio e il ministero di presbitero in questa Chiesa. Ai preti poi con i quali ho stretto un'amicizia più profonda, rivolgo un grazie per la stima che sempre hanno avuto nei miei confronti e per il dialogo mai venuto meno, neanche durante gli anni romani, nel servizio all'Unitasi. Dalla parola di Dio ascoltata, propongo due brevi riflessioni che ci guidino nella preghiera e ci aiutino nell'impegno di vita cristiana. Il Vangelo di Luca, dopo l'invio dei dodici, ci presenta con il brano che abbiamo ascoltato quello più numeroso dei discepoli, 72, per la missione della Chiesa. E Gesù li invia due a due. È una sottolineatura lucana importante. Lo stesso San Gregorio Magno afferma in una sua omelia: il Signore e il Salvatore manda a due i discepoli a predicare, perché sono due i precetti della carità, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Non deve quindi assumersi il compito di predicare chi non ha la carità. Gesù li invia esortandoli innanzitutto a pregare. È dal contatto vivo e personale con Dio che scaturisce la fecondità del ministero. Inoltre i discepoli sono inviati per preparare la strada a Gesù nel suo cammino verso Gerusalemme. La loro comunione e fraternità è già annuncio del regno di Dio. Il Vangelo che nell'amore trova il suo centro è testimoniato da vite che vivono la relazione, da uomini che si aiutano e si sostengono vicendevolmente, da persone che si amano. Altre prospettive possono derivare da questo testo biblico: la missione, la corresponsabilità, l'ospitalità, la condivisione, la comunione, tutte per favorire il camminare insieme dei discepoli e tutte in funzione della costruzione del regno di Dio. Gli inviati tuttavia sono pochi rispetto alla vastità della messe. Sono dotati di pochi mezzi ed hanno poche certezze. Povertà, minoranza, precarietà non sono ostacoli all'opera di evangelizzazione, ma sono le condizioni poste da Gesù per la missione evangelica. Non basta avere pochi mezzi, occorre essere poveri. Non basta proclamare il regno di Dio, occorre essere uomini di Dio. Non basta annunciare la pace,
occorre essere operatori di pace. Questo vale per ogni uomo. Tutti siamo annunciatori del regno di Dio, soprattutto con la testimonianza della vita, sia che rivestiamo un servizio ministeriale, sia che viviamo la vita quotidiana come laici, anche se chiamati a gestire la cosa pubblica. La seconda sottolineatura ce l'offre la lettera a Timoteo. Al centro dell'annuncio paolino c'è Gesù Cristo, il Signore. Cristo, uomo Dio, morto e risorto, è il modello a cui ispirarci ed è colui che dà valore a qualsiasi opera di apostolato. E aggiunge Paolo, probabilmente attingendo da un antico inno liturgico per il battesimo: se moriamo con lui anche vivremo, se perseveriamo, con lui anche regneremo, se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà, se siamo infedeli, lui rimane fedele. Il morire e il soffrire con Cristo, la risurrezione e la gloria eterna sono a disposizione di tutti coloro che insieme a Cristo saranno morti nel battesimo e insieme a lui avranno sofferto con pazienza. Il Signore non verrà meno alle sue promesse di perdono e di misericordia. Egli rimane fedele, è infedele. Il Signore è paziente con ciascuno, sa attendere nella sua fedeltà. Le catene che le autorità romane hanno inflitto all'Apostolo, come fosse un malfattore qualunque, egli le sopporta per Cristo, perché la parola di Dio non sia incatenata. Da sempre, ma in particolare in questi ultimi anni, la Chiesa ha individuato nell'emergenza educativa una delle sfide più significative e importanti della nostra epoca. Ritenendo che la cultura prevalente sia solo permissiva o neutra, per poter offrire alle generazioni attuali percorsi validi per la crescita umana, civile, cristiana, vocazionale. Viviamo come incatenati e carcerati in una cultura dell'insignificanza, della discretazione, dell'idolatria, del tanto peggio, tanto meglio, a tutti i livelli. La società frammentata e complessa offre solo esempi di parzialità, per cui occorre proporre esperienze di servizio, e io questo mestiere l'ho fatto per 9 anni nell'Unitalsi, girando in lungo e in largo la nostra penisola. Occorre presentare e proporre momenti di forte impegno civico e spirituale, perché divengano storia, cammino personale e cammino di crescita e comunitario. Di crescita. Si ha l'impressione che la vita di molti, anche di chi detiene responsabilità di guida, sia più un vagabondaggio anziché un pellegrinaggio verso l'uomo. Sembra smarrita la bussola di orientamento, per cui ci si serve dell'uomo tante volte anziché servirlo. Il documento per il decennio che ci sta davanti, Educare la vita buona del Vangelo, che ho visto sulla Rango proprio stamani, perché mi era arrivato ieri pomeriggio, che c'è stato un convegno di Monsignor Crociata, presieduto, ho fatto la relazione. Il documento ci sottolinea la necessità di creare un'alleanza tra le varie agenzie educative, famiglia, parrocchia, scuola, università, mondo del lavoro, della comunicazione e del tempo libero,
per favorire la nascita di una comunità educante che miri a proporre modelli di vita realizzanti e possibili, al fine di evitare che prevalgano modelli di vita basati sull'evasione, sull'apparenza, sul disimpegno, sul benessere individuale ed egoistico. Occorre incontrare la persona di Gesù Cristo, ci ricorda il documento pastorale numero 45. Scoprire la vita donata nella scelta religiosa e in quella laicale. Così si serve l'uomo in tutti i suoi bisogni materiali e spirituali. Solo la centralità di Cristo, come Paolo ci ricorda, può aiutarci in questo cammino non facile, ma che può farci ritrovare unità in noi stessi, nella persona, nella famiglia, nella comunità civile ed ecclesiale. A Maria Santissima, venerata nei nostri numerosi santuari, e a Sallino Papa e testimone di Cristo fino al martirio, affidiamo la vita della nostra Chiesa, delle comunità civili e parrocchiali, delle famiglie, del nostro personale cammino, perché Cristo sia al centro del nostro pensare e del nostro agire, per rendere gioiosa e attraente la nostra testimonianza di discepoli del Signore. E così sia. Grazie. Grazie ancora Eccellenza, grazie a tutti, non sto a fare i nomi,
Ho visto tanti volti che conosco, che mi ricordano il passato, da colleghi di insegnamento, penso in pensione ormai il nostro professore preside, e così via tutti. Ecco, vi porto nel cuore, vi ringrazio della vostra presenza, pregate per me e anche mentre lavorate per la Chiesa di Volterra, una preghierina anche per la Chiesa di Civitavecchia d'Armenia. E adesso facciamo come a Lourdes, concludiamo con Terricciola lo sa. Amen, amen, alleluia. Insieme. Amen. Patrono della nostra comunità diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen, amen, alleluia. Cristo Signore, che ha manifestato in Sallino la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen, amen, alleluia. Lo Spirito Santo, che in Sallino ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen, amen, alleluia. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su questa nostra Chiesa di Volterra, sul suo presbiterio, sui suoi laici, e rimanga per sempre. Amen, amen, alleluia. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Una spicherina anche per la mia chiesa e per me. Grazie. Scusate un attimo, nella busta che vi è stata data c'è anche l'invito per il convegno da distribuire ai laici. Ci sono 2 o 3 copie, potete fotocopiarle e distribuirle. Grazie.